Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questa nuova puntata delle opinioni non richieste del Board Gamer di Montagna. Quest'oggi due giochi in uno, ovvero Drama Lama e La Pecora Nera. Prima di iniziare considerate di iscrivervi al canale se i miei contenuti vi piacciono e magari attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sui miei video. E ora cominciamo subito partendo da Drama Lama. Allora, il gioco è un party game divertentissimo, almeno a mio avviso. Ci si fanno volentieri anche più partite una dietro l'altra. Vi lascio qui il link al mio video dove spiego appunto le regole. Non è niente di complicato, ovviamente. Mi hanno detto chi ci ha giocato con me che assomiglia vagamente a Exploding Kitten, anche se questo gioco, mi hanno detto, è molto più dinamico rispetto a quell'altro. Io non l'ho mai giocato, perciò mi fido delle parole dei miei compagni di gioco. A ogni turno il giocatore gioca da 0 a quante carte vuole praticamente e dovrà attivarne gli effetti che molto spesso, anzi praticamente sempre, coinvolgono i propri avversari. Si hanno carte che compiono sfide uno contro uno oppure tutti contro tutti. Tramite sempre una carta è possibile avere un po' di controllo sul mazzo di gioco andando a controllare le prime carte e mettendole nell'ordine che si vuole. Si può far pescare le carte a se stesso o gli avversari e tutto questo comporta la perdita o il guadagno di vite. Le vite vengono veramente perse molto velocemente, perciò le partite sono rapidissime e non c'è un attimo da distrarsi pure, perché in Drama Lama, almeno a mio avviso, c'è la carta più divertente di tutti i giochi di carte che abbia mai visto, ovvero l'Amazzone. L'Amazzone è una carta che tu, quando giochi, devi gridare l'Amazzone e tutti, compreso quello che l'ha giocato, deve subito mettere la mano sul mazzo di carte e chi arriva ultimo perde una vita. È inutile dire che questa carta viene utilizzata nei momenti più impensabili. Si fanno delle finte giusto per divertirsi e vedere la reazione dei propri avversari smadonnare perché appunto ci si è agitati per niente. Ed è quasi un peccato, ma forse è quasi meglio così, che ci sono solo 5 carte di questo tipo nel mazzo di gioco. Solo questa carta, secondo me, vale la acquisto di questo gioco, veramente strepitosa. I componenti sono normalissimi, le carte sono un po' leggerine, ma io non le ho neanche imbustate, perché per un gioco del genere, anche se vanno mescolate spesso, chi se ne frega, anzi molto spesso le carte volano dappertutto perché bisogna continuare a mettere le mani sui fazzoletti che ci sono attorno al tavolo oppure sul mazzo di gioco, per cui veramente un disastro. Meglio inutile imbustare. Ecco, l'unica piccola pecca che poteva essere, secondo me, risolta molto facilmente è che ci sono un paio di carte che ti permettono di difenderti dagli attacchi subiti e solo alcune carte sono carte attacco. Ecco, diciamo, per le prime partite si fa un po' fatica a ricordarsi quali sono le carte attacco e quindi si dimentica di giocarsi appunto le carte di difesa, ma dopo un paio di partite, ma neanche dopo una partita, questo problema si risolve immediatamente praticamente, per cui dai, alla fine non è neanche questo gran difetto. Gioco secondo me pienamente promosso. Passiamo ora invece a La Pecora Nera. Le regole di questo gioco sono ancora più semplici. Semplicemente c'è un mazzo da cui si pescano delle carte, su ogni carta ci sono delle frasi, delle abitudini e la si legge ad alta voce e tutti al tavolo devono decidere chi fra quelli che stanno giocando compie normalmente l'azione indicata dalla carta. Quando uno ha deciso alza il dito indice e quando tutti hanno alzato il dito indice si dà il via e a quel punto tutti punteranno un altro giocatore oppure anche se stessi. Il giocatore più puntato sarà la pecora nera e chi ha puntato sulla pecora nera otterrà un punto e quindi farà avanzare la propria pecora di uno spazio sul tabellone. Il giocatore che arriva per primo alla fine sarà il vincitore, ma lo scopo del gioco non è vincere, bensì cercare di ridere il più possibile. Questo gioco ha anche delle componenti
diciamo semi-adulte, ha delle frasi un po', diciamo, poco consone per un pubblico dai 10 anni, 12 anni, infatti sulla scatola è indicato dai 16 anni in su. Nulla vieta ovviamente di giocare togliendo le carte meno adatte ai bambini, anche se così secondo me si perde un po' lo spirito del gioco. Infatti questo lo vedo un gioco adatto, ovviamente un party game, un gioco adatto per quei gruppi di giocatori che si conoscono da molto tempo e che hanno molta confidenza fra loro, e quindi è difficile che si offendano anche o che si scandalizzino per quanto poi uscirà durante la partita. Poi ci sono dei segnalini che permettono di ottenere un doppio punto, e questi possono essere utilizzati soltanto una volta durante ciascuna partita. E comunque sì, anche qui le regole sono semplicissime e sono quasi più un pretesto per divertirsi, se appunto, ripeto, il gruppo si conosce bene. Questo gioco mi ha ricordato vagamente, nella sua meccanica di base, Dixit. In Dixit ovviamente tutti scelgono una carta e bisogna indovinare chi è il narratore e bisogna indovinare chi ha giocato la carta originale. Qui invece tutti cercano di indovinare chi compie più spesso l'azione indicata dalla carta. Sì, diciamo che è una vaga somiglianza, giusto per darvi un'idea della meccanica di base del gioco. I componenti di La Pecora Nera sono molto simili a quelli presenti in Drama Lama, perciò carte abbastanza sottili. In questo caso forse è un po' più utile utilizzare le bustine, ma anche qui non ne ho visto io sinceramente la necessità. Bene, direi che anche questa volta ho detto tutto. Come al solito vi ringrazio per avermi visto fino a qui. E se avete domande, commenti o dubbi, scrivetemi, io cercherò di rispondere il prima possibile. Ora vi saluto e vi auguro buon gioco. Ciao ciao!